dell'11ª giornata del torneo Friendship Cup. Siamo qui con le calzaturifici Veloso, l'intero team. Ci sono voluti far intervistare tutti per un motivo particolare. Volete ringraziare qualcuno per questa una schiacciante vittoria contro il Scabrone, che purtroppo hanno perso un'altra partita. Volete dire qualcosa? Noi una semplice cosa, a parte dopo parlerà il nostro Gino per la squadra. Noi volevamo ringraziare soprattutto il nostro presidente Valerio Cannabnuto per il fatto che lui non sia venuto e ci ha dato la possibilità di fare questa prestazione. Grazie Valerio. Questi tre punti è stata l'unione che abbiamo fatto la forza. Grazie Valerio, sei cortesissimo. Ginotto, hai fatto un gol di Rabona dopo ne hai fatti già altri due. Ora Rabona. Un'ottima prestazione da parte di tutti. Sì, però la vittoria non è solo mia, ma è di tutta la squadra. Per questo siamo venuti tutti, per essere intervistati e per farci vedere la vittoria. È grande Pantano, ha fatto delle parate miracolose stasera. Aldo, se il torneo finiva, il torneo purtroppo per te finisce stasera, vuoi salutare un po' gli amici, però possiamo dire che se il torneo finiva stasera, Aldo Di Martino insieme a Pollastella e a Basile era il capocannoniere del team. Bravo! Facciamo un applauso a Aldo Di Martino, gli facciamo un augurio perché si dovrà operare. Sì, lunedì. Meno male. Dall'alto dei miei 41 anni, questo nonno! Tra virgolette. Qua, tutto a posto. Ma io sono stato infortunato da 2 mesi, per questo. Dobbiamo comunque dare meriti anche a Morlando, il piccolo Morlando, che comunque ha fatto un'ottima partita. Cassandro Meluso, che è il terzino più prolifico del torneo. Quindi facciamo un applauso anche a lui. A Peppe centrale. E il centrale che comunque Fernandez mantiene la difesa. E non abbiamo più parole per il nostro Pantano in veste questa sera di Bonsai. Pantanato. Buonasera, io vengo da Brasil. Come si dice? Mister, dice ciapa la pelota. Ma come si chiama il portiere del Brasile, scusa? Io sono il cugino di Dida, ma sfregio. Didigno. Mister, ciapa la pelota, io ho ciapato la pelota. Bravo! Un saluto da Torre Friendship Cup. Siamo con Diego Gualimeri, difensore delle Scabrone. Diego, questa squadra non riesce a fare più del punto. Il punticino conquistato. Questa sera di nuovo una disfatta proprio totale contro il calzaturificio Meluso. Che cosa pensi della prestazione, ma soprattutto che cose che non va? Detto solo una cosa, che non abbiamo fortuna. Perché è impossibile prendere 10.000 palle in ogni partita, è impossibile fare 40 azioni gol e poi non siamo capaci di buttare un pallone dentro. È vero, perché il primo tempo comunque avete giocato più della squadra avversaria. Possiamo comunque dire che non avete un cattivo gioco, comunque la sfortuna ha fatto la sua parte. Però comunque c'è da lavorare. C'è da lavorare.